Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Nello scorso video che avete visto ho mangiato solo cibo in polvere per una settimana. Questo è il continuo, esattamente il giorno dopo e sto finalmente per rimangiare cibo normale e registrerò tutto quello che mangerò oggi, come quel vecchio video che feci dopo la quarantena in cui mangio tutto quello che voglio per 24 ore. Un format che ho lanciato io dopo la quarantena, che alla fine è stato fatto da tantissimi altri youtuber. Bravo Foyce, trendsetter. C'è da dire che in questa settimana ho riscoperto un pochino me stesso. Ho scoperto di essere ancora in grado di fare delle imprese del genere anche dopo la famosissima settimana solo gelato. E ora ci godiamo i frutti di questa pseudo settimana di digiuno. Posso mangiare quello che voglio per 24 ore. Cioè, e cos'è meglio di latte e gocciole? Anzi, latte, gocciole e Nutella. E quasi dimenticavo, una delle cose che mi è mancata di più in questa settimana: il brownie proteico di Bulk. Oh sì, 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 che bello. Aspetta, prima di fare questo video faccio una piccolissima premessa: che non fatelo a casa, non vi strafogate di cibo. Io oggi non mi strafogherò, sono una persona che mangia tanto di suo, quindi devo recuperare una settimana di calorie e quindi posso permettermi di sfogarmi un pochino di più. Anche perché in questa settimana ho perso circa 4 kg. Ho controllato la bilancia stamattina e sono esattamente 4 kg in meno della scorsa settimana. Una bella tazza di latte piena nella mia tazza di R2D2. Non c'è niente di meglio che prima mattina di latte e gocciole, raga. Ah sì, come ogni mio giorno di sgarro sarà tutto correlato da tanto allenamento, quindi andrò a correre, camminare probabilmente, mi allenerò un paio di volte in casa per spingere oltre che mangiare. Ah sì, questo era il primo cibo non in polvere che mangio dopo una settimana. Sono un po' felice. Rifaccio una cosa che facevo sempre da bambino. Questa preparate perché la farete tutti a casa. Prendi la Nutella. Oddio sì. La spalmi bene bene su una gocciola. La chiudi con un'altra gocciola. E inzuppi. Non potevo iniziare meglio la settimana. E lo so che vi sembrerà strano, ma a me sti brownie mi sono mancati tutta la settimana, perché c'è la settimana del Black Friday, quindi l'ho spammato ogni giorno perché c'è stato il contest, le varie cose, e non li ho mangiati. Cioè, quindi ho una voglia che non avete idea. Vi ricordo che siamo ancora nella settimana del Black Friday e su Bulk c'è ancora fino all'80% di sconto. E in più domani sarà il Cyber Monday, quindi l'ultimo giorno di offerte su Bulk lunedì. Se stai guardando questo video in questi due giorni, vi consiglio di dare un'occhiata qua sotto in descrizione, soprattutto oggi che è ancora domenica, andare a approfittare degli ultimi giorni di offerte del Black Friday. Il bello è che ho come la sensazione che potrei mangiare qualsiasi cosa all'infinito. Ci vediamo al prossimo pasto, che ho già in mente cosa mangerò, quindi ci vediamo a pranzo. Sto facendo una piccolissima passeggiata, non troppo piccola, e ho comprato tutti gli ingredienti per fare la carbonara. Penso di aver dimenticato completamente come si utilizza una macchina. Ormai è più di un mese che vado a piedi ovunque, sempre spesa a piedi, passeggiate. Vabbè. Passeggiatina finita. Allora, cosa abbiamo comprato? Se avete visto il video della settimana solo cibo in polvere, sapete che il mio coinquilino, tipo tra il quarto e il quinto giorno, si era fatto una carbonara fatta male e in più non me la potevo mangiare. Quindi una cosa che voglio assolutamente mangiare oggi è una bella carbonara. Uova, pasta gialla, così la facciamo anche instagrammabile. Mezze maniche, una delle mie paste preferite per la carbonara. 7 etti di guanciale e 4 etti di pecorino. Sappiamo benissimo la ricetta della carbonara per farla bene, anche perché la mia è una delle migliori al mondo, quindi iniziamo subito. Io partirei dal guanciale. Bello, bello, bello. Abemus, tanto guanciale. Ciao Sasha, saluta in camera. E 8 rossi, questi sono i rossi che ci serviranno per questa ricetta. Albume mi raccomando, non buttatelo, fateci dei pancake, mangiateci l'albume, fateci una frittata, insomma non lo buttate. Domani probabilmente lo riutilizzerò. Ora bisogna grattugiare un 150-180 grammi di pecorino dentro la carbocrema. Alexa, imposta timer 13 minuti. Iniziamo a chiarire la carbocrema. Un altro poco di parmigiano. Ci aggiungiamo un pochino di grasso del guanciale e si rimischia. Oh, sì, così. Scoliamo la pasta. Parte finale della carbonara. Metti la pasta, metti il guanciale e un altro po' di grasso. Porco zio, mi sono dimenticato il pepe e la carbocrema. Pochissima acqua di cottura. Ok. Vai, vai, abbonda, abbonda. Ora cosa sciizzi. Guarda che bestia! Facciamo l'ultima parte che è l'impiattamento. Ti è. Bella ciotta mezzo chilo di pasta, eh. Devo dire che oggi mi sono superato, eh. L'ho fatta proprio bene. Prego, potrebbe assaggiare e dire ai spettatori com'è? Figa. No, non è vero. No, non si dice figa qua.
sfiora alla perfezione. Oggi mi è venuta proprio bene. Complimenti. Grazie. Certo che mi ci potrei mettere a studiare a cucina, eh. Ho appena visto la storia della carbocrema su Instagram. È già partito l'hashtag come Carbo King. Quando dico mangiare quello che voglio per 24 ore, intendo proprio questo. Cioè, volevo una carbonara e me la son mangiata. Ma quanto la volevo? Avrei fatto colazione. È vero. La prima proposta era fare la carbonara a colazione. È un po' eccessiva pure per me. Finisco qua, digerisco un'oretta, poi mi alleno, rimangio, dopodiché mi rialleno, dopodiché vado di nuovo a passeggiare. Come si dice? Magna. E spegni. Bravo. Sapete qual è la parte più bella di andare a fare la spesa, cucinare, tutto quanto? Che qualcun altro a pulire. Cosa? Ciao. Lavo stoviglie. Lavo a mano, eh. Niente lavo stoviglie. Io ho grattato a mano il parmigiano. Dato che per digerire mi ci vorrà circa un'oretta, ne approfitto per fare un'altra passeggiatina, giusto per aumentare un pochino il NIT giornaliero. In più, molto bello, vai con le cuffie fuori, con la musica, è molto rilassante. Soprattutto in un periodo in cui stiamo chiusi in casa e non possiamo fare altro. Ci tengo particolarmente a dirvi che non rimanete sul divano. Cioè, se potete, se avete la possibilità di passeggiare e farvi un giro ogni tanto, non fatevi schiacciare da questo periodo. Ovviamente nella totale sicurezza, indossate la mascherina, cercate di non andare in posti in cui è pieno di gente, ma soprattutto non rimanete fissi sul divano a guardare film o telefilm. E con questa passeggiata siamo arrivati alla bellezza di 14.000 passi. Un bel po' di calorie bruciate, direi. Non mi ricordo niente dell'ultima ora e mezza. Mi sono addormentato tipo alle 3.45. Mamma mia, che botta ho preso. Ora mi riprendo, mi alleno e poi rimangio. Con il riso mi piace la ciccia ciccia ciccia. Doveva essere un allenamento pseudo leggero. Diciamo che non è stato poi così tanto leggero. Chiudiamo l'allenamento. 1 ore 41, 591 calorie bruciate. Stanco, minchia. Ora mi ordino la prima cena e dopodiché ordinerò una seconda cena capendo di cosa ho voglia dopo. Un po' di delivery non fa mai male. Cosa ordiniamo? Di cosa ho voglia? Di cosa ho voglia? Hamburger, pizza, fast food giapponese, americano. Primo ordine effettuato, ho preso due pizze. Dopo deciderò cos'altro farmi. C'è da dire che mentre aspetto la cena c'è proprio una cosa di cui ho voglia. Visto che posso mangiare quello che voglio, perché non mangiarsi un Kinder Pinguì? Mamma mia. Però scherzi. Sono tipo in estasi in questo momento. E ora mi si è aperto lo stomaco. Dov'è la mia pizza? Stavo girando un pochino tra le app delivery e devo dire che il sushi delivery non mi va tanto. Cioè, avevo pensato al sushi stasera. Lasagna avevo pensato. Magari mi cuciniamo una lasagna, ma voglio farlo per un altro video, per un voice meal time in maniera epica. Sapete di cosa ho voglia che non mangio, penso, da forse mesi e mesi? Non mangio un kebab da una vita. Piadina kebab, subito. E essendo che devo spendere almeno altri 2 euro per ordinare, penso prenderò degli oliva alla scolana. E aspettiamo anche quest'ordine. Pazzesco, incredibile, è arrivato prima il kebab della pizza che ho ordinato con 20 minuti di differenza. Si saranno scordati la mia pizza, probabilmente. Madonna che sleppa che ho. Ragazzi, non mangiavo un kebab da non so quanto. Buon appetito. Continuo a mangiare tutte le cose oggi come se fosse mille anni che non mangio. Ma in realtà è solo una settimana di cibo in polvere. Però, cioè, capito? Ovviamente kebab ordinato, ma come vi ho detto prima abbiamo preso anche l'oliva alla scolana. Sicuramente sono calde. Comunque la consegna della pizza era alle 19.45. Sono le 20.17. C'è qualcosa che non va. Aspettiamo che arrivi anche la pizza. Comunque alle 20.34 comincio a pensare che non mi arriverà mai la pizza. Inizio ad ordinare qualcos'altro. Salve, buonasera. Un'informazione, io ho ordinato, cioè tipo un'oretta e passa fa, la pizza. Avevamo avuto problemi perché non sono arrivati neanche un ordine. Ok, quanto riguarda invece ordino direttamente a lei? Scusi per il disagio. No, guarda, tranquilla. Può mettermi direttamente una bufala e il salumiere alla pizza. Ok, il tempo di farle. D'accordo, va benissimo, aspetto. Ok, grazie ancora, grazie. Salve. Pago qui in contanti comunque. Sì, ok. Ok, perfetto. Grazie. Mi sono persi il mio ordine sul delivery. Stavo aspettando qui fermo, immobile, il nulla, solamente il nulla. Everybody! Indovina un po' il motivo per cui ho ordinato delle pizze? Perché avevo voglia di pizza, perché in questo video stiamo mangiando tutto quello che voglio per 24 ore. Buon appetito, buon amico. Ratatouille.
Do you like the pizza? That's pretty good pizza. Minchia, ci vuole proprio una pizza. Probabilmente adesso mangeremo questo. Dovrebbe arrivare il dolce che ho appena ordinato. Non appena arriva il dolce, ci andiamo a fare l'ultima passeggiata della giornata. Meno un grado, non è che ti spaventa se fa meno un grado fuori. Aiuta a digerire. Mamma mia, che faccetta. Comunque probabilmente questo è uno dei video che preferisco girare in assoluto sul mio canale. Grazie a te. Chissà perché, eh. Ti sei già iscritto al canale? Hai già cliccato la campanellina delle iscrizioni? Così ti arrivano le notifiche dei miei video. In più, secondo me, non dico 1 milione entro fine anno, ma 1 milione entro gennaio e febbraio potremmo anche farlo. È arrivato il dolce. Tac! Ah, salve! Pensavate fosse finita invece. Cosa stiamo andando a mangiare? Questo è lo yogurt. Che facciamo? Ok, bro. Questo è lo yogurt da 7,50€ coordinato. Un po' di Smarties. Chi è? Va, sembra quasi carino. Un euro di Smarties questi. Il pistacchio. E il pistacchio, ok. Già col pistacchio prende senso, penso. Vai. Vabbè, dai. Questo euro di pistacchio è quasi meritato. Granelle di cioccolata. Mamma mia. Dov'è lo yogurt? Uè, andi sopra. Una bella cucchiaiata. Metti in bocca. Anche se non è finita qua, perché sono 9.43 e la giornata finisce a mezzanotte. Quindi a voi e a te. Shaker proteine dopo un anno? No, niente shaker di proteine. Ma quante calorie starò oggi? Più o meno. Stamattina ho calcolato 1500 circa di colazione, perché comunque ho abbondato con gocce di Nutella. Un 1600 circa di carbonara, sono 3100. Ho mangiato una pizza e mezza, 1400 calorie, 3100, 3500, 4500. Più il kebab, ti ho lasciato un pezzetto di kebab, quindi sarà stato un 900. 100 calorie di kebab, 4, 5, 5, 4, questo qua la metà sarà 1200, 5, 6, 6600 calorie, Kinder Pinguì 7200 e poi vediamo il pennanna, 7200 calorie in un giorno. Le palline al cioccolato proteiche, cioè la sera davanti a un film non puoi non mangiarle. Coca zero, perché comunque ci teniamo alla linea, 23 e 44. C'è da dire che oggi ero talmente tanto vuoto, c'avevo talmente tanta fame che avrei potuto mangiare all'infinito. Ancora adesso c'è una piccola de fame, cioè de gola probabilmente. Apriamo la mia scorta segreta. Come ultima cosa mi prendo un biscotto proteico, ma lo farò in una maniera molto particolare. Lo metteremo in microonde. 30 secondi in microonde e risolvi la tua vita, ricordatelo. Certo, c'è da dire che i 30 secondi dei microonde sono sempre in calvario. Ecco, effettivamente ci potrei mettere un po' di Nutella, ma non vorrei esagerare. Vorrei rimanere umile. C'è così un po' di cioccolata. Vi ricordo che mentre state guardando questo video è l'ultimo giorno del Black Friday di Bulk Powders, quindi lo sconto fino all'80%. Però se siete in ritardo ed è lunedì mentre state guardando questo video, c'è il Black Monday, quindi avete ancora qualche sconto. Intendevo Cyber Monday. Potete approfittarne, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Oggi abbiamo mangiato circa 7500 calorie. Cosa ho comprato oggi? La macchina. Uno dei motivi perché ho fatto questo video era perché oggi era da festeggiare. Oltre alla fine della settimana solo cibo in polvere, oggi ho firmato e ho preso la macchina, che vedrete presto. Spero mi arriverà, penso entro un mesetto, quindi tenetevi pronti. Chissà che macchina ho preso, non lo indovinerete mai. Quindi la morale di questo video, come al solito, è un po' la filosofia della mia vita. Magni e spigni. Se devi mangiare così tanto, devi pure allenare tanto. Io oggi ho bruciato in totale 1500 calorie. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video. Condividere. Se non condivide mai nessuno, non lo dico mai. Che cos'altro devo fare? Campanellina. Bravo, iscrivervi e accendere la campanella di iscrizioni. Ma in realtà l'importante è che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia intrattenuto per 20 minuti, che poi mettete like o non lo mettete, che ci importa. Ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. Sono felice perché ho comprato la macchina, ma allo stesso tempo un bel po' più povero.